Ode a te, onnipotente Chris Paul. I Suns strapazzano Denver anche in gara 2 e si portano sul 2-0. In Arizona gongolano ed io ancora di più, dal momento che sono salito sul carro di Devin Booker e Mikal Bridges, due giocatori ragazzi straordinari, sto per salire su quello di nonno Ayton, mentre su quello di Crowder ci sono dai tempi di Dallas e su quello di CP3 ci sono da quando è approdato in NBA, praticamente. Mi sto chiedendo quindi del perché io non tifi Phoenix invece di simpatizzare per quelle pippe clamorose dei Toronto Raptors, ma vabbè. In gara 2 la differenza di intensità e gioco si è vista tutta. Se da un lato scendono in campo apparentemente privi di pressioni, mettendo in luce tutto il talento dei singoli all'interno di un contesto di squadra eccelso, dall'altro sperano che il neo MVP Nikola Jokic li tiri magicamente fuori dalla latrina in cui sono caduti. Anche perché il talento è di molto inferiore, quel poco che c'è è ancora abbastanza acerbo. Parlo chiaramente di Michael Porter Jr., un attaccante veramente completo e potenzialmente indifendibile, ma con evidenti lacune in fatto di scelta di tiri e, ovviamente, difesa. Se nel primo turno l'assenza di Jamal Murray è stata sopperita dalla non difesa e dal non attacco di Portland, in questa seconda serie la sua assenza pesa come un macigno. Il talento in fase offensiva è veramente ai minimi termini. Ci rendiamo conto solamente ora della mancanza di Jamalino. Denver fa una fatica matta ad attaccare e vive unicamente delle visioni e delle giocate fuori epoca del suo MVP, che peraltro sta faticando non poco contro la difesa di quel bel imbusto di DeAndre Ayton, che sta tenendo il Joker sotto media sia per punti che per assist. Ma proviamo ad andare nel dettaglio di questa gara 2 con tre spunti. Primo, Chris Paul ha inscenato un clinic di pallacanestro. La point god, con 15 assist e 0 palle perse, ha dominato la partita sotto tutti i punti di vista. Prestazioni da 15 assist e 0 palle perse nei playoff nella storia della Lega? 6 in tutto, ecco. 3 di queste 6 sono firmate CP3. Considerazione personale a margine, siamo tutti abbagliati, costantemente abbagliati dalla longevità di LeBron James, ma vogliamo spendere due o tre paroline anche per questo qui? Grazie. Secondo spunto, Denver non ha tiratori puri e o affidabili dal perimetro. Sì ragazzi, ce ne stiamo rendendo conto in questa serie, 14 su 43 in gara 2, ma tante triple avvenute in pieno garbage time. Se guardiamo al primo quarto, 1 su 13. Se guardiamo al primo tempo, siamo a 4 su 22. Una tragedia. È la seconda peggior prestazione ogni epoca in un primo tempo dei playoff. Disastro. Qui forse, e dico forse, un minimo di colpa la imputerei anche al coach, a Mike Malone, che nonostante la brutta serata non ha deciso di provare altre soluzioni. Ragazzi, 43 triple sono un'enormità. Terzo spunto. Come accennato prima, l'assenza di Murray contro Portland non si è fatta sentire, ma contro questa Phoenix può essere letale. Il trio di guardie, Campazzo, Rivers, Morris, ha chiuso con 12 punti totali e 4 su 19 dal campo. Nessun reale tiratore da 3, anche se tutti tirano tanto e possono metterla. E tutti fisicamente inferiori ai pari ruolo Suns, Chris Paul, che è tra l'altro un toretto, compreso. Purtroppo, per quanto il front court dei Denver Nuggets sia fisico e potenzialmente ottimo, parlo di Gordon, Jokic e Porter Jr., il backcourt non sembra essere adeguato a questa serie. Per questo, per me, è il punto che farà frenare, anzi franare, la terra sotto i piedi di Coach Malone e dei suoi. Ora però la serie si sposta a Denver, in alta quota, e gara 3 ha un'importanza capitale per i Nuggets. L'impressione però è che questi Suns possano tirare una sgasata in stile Golden State Warriors della Dynasty in qualsiasi momento e scavare un solco poi incolmabile con gli avversari. In gara 1 è stato così sul finire del terzo periodo, in gara 2 è stato così praticamente da subito. E come dice giustamente Stephen A. Smith, il pubblico in questo momento è il sesto uomo in campo per i Suns.
gente che non vedeva certi palcoscenici dai tempi di Steve Nash e che ora ha la speranza, sempre più concreta, di giocarsi un titolo NBA. Per quanto poco conti e per quanto mi riguarda, da ora in avanti, forza Suns! Ditemi come sempre la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdervi le novità qui su NBA Revival Zone. Un saluto, il Franz.